Tragico e Magoompa 3000, che vi auguro una buona visione di questa settima parte del walkthrough dedicato a Spyro the Dragon. Ok, finalmente finiamo il secondo livello del secondo mondo, Cliff Town, esplorando l'ultima sezione del livello, ovvero quella oltre il fiume. Ok, varie gemme di qua e di là, questa sezione è piena di uccelli, di avvoltoi. Poi qua c'è il confine, come in Collina Pietrosa. Gli uccelli, avvoltoi, sono sempre volatili, piumati, ci siamo intesi, va. Ecco un altro. Ok. No, dannazione. Sono scivolato. Più che altro mi sono buttato. Eccolo, eccolo. Liberiamo quel drago, l'ultimo drago. Marco. Hai raggiunto il punto più alto di Cliff Town, da cui puoi andare quasi dappertutto, e se fossi in te userei quel vortice là. Quel vortice là. Va bene. Infatti qui c'è il vortice. Qui siamo nel punto più alto, infatti, come ha detto lui. Da qui andiamo in tutti gli edifici, in tutte le case dove non abbiamo potuto prendere le gemme. Tipo questo. Vola, dannazione. Non volava. Ora vola. Chi ti ha detto di risalire? Giù. Ok. C'erano delle gemme qui dietro. Sì. Perfetto. Ok, risaliamo. Meno male che c'è il vortice, se no era un casino. Vi faccio vedere un'area segreta. Guardate qui, un'area seg un punto segreto. Qui. Forte. Bello. Da qui, questo sì che... Vabbè, forse qualcuno l'aveva già scoperto. Comunque, vogliamo qui. Gemme rosse, più una gemma viola. Risaliamo. Vogliamo qui. Ah, dannazione, c'erano altre prima. Avrei potuto fare prima quelle. Vabbè, ormai. Ok, ora andiamo qui. Torniamo indietro. Sono questi due scrigni contenenti due gemme gialle. Risaliamo l'ultima volta. E da qui voliamo di nuovo lì. Da qui voliamo di nuovo lì. Ok, c'è questo razzo che dobbiamo accendere. Bisogna mettersi in un preciso punto. Ok. Ok, acceso. Ora romperà quella cassa dell'altra volta, infatti, avete sentito? Wow! Perfetto. Qui ci sono le ultime gemme. Ok, dannazione. Prendi questa gemma più... Ah! L'ultima gemma, vediamo se arriva a 400. Sì. Ok, livello completato. E adesso finalmente passiamo al terzo mondo, pure io, al terzo livello del secondo mondo. Ok. Ai! Questo gnocco ha osato attaccarmi. Questo gnocco ha osato attaccarmi. Grandissimo errore. Gnocco si è nascosto. Ok. Terzo livello. Grotta ghiacciata. Questo livello gira in tondo, cioè vi fa... Ora ve lo faccio vedere. Praticamente al centro c'è un baratro e tutta l'area è intorno. Credo che se lo vedete vi capirete meglio. Ok. Vedete? Al centro c'è il baratro.
si gira tutto intorno. Infatti lì dove sto guardando ora c'è la fine. Perché con una planata si ci potrebbe arrivare. Ok, grotta ghiacciata, infatti è tutto di ghiaccio. Questi gnork giganti si uccidono con le fiamme, eccetera, eccetera. Questi piccoli con la carica e con le fiamme, che cercheranno di tirarci addosso palle di neve. Inutilmente però. Primo drago. Ulrich. Un avvertimento, ragazzo. Aspetta di diventare grande, e come me, prima di caricare nemici così grossi. Per l'ennesima volta ci dicono la stessa cosa. Va bene. Gemma. Questo gnorco si stava sgranchendo i muscoli. Prendi la gemma. Ok, siamo già, diciamo, a metà livello. Ok, per prendere queste gemme bisogna caricare i lampioni senza scendere giù, perché a volte potreste mancarlo e precipitare.